Inizio. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale di rappresentanti di WCAB Italia nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge 1239 MOR recante disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli interventi all'occupazione e misure di semplificazione. Do la parola al direttore generale Francesco Cerruti, ricordando che avete 10 minuti a disposizione, lei eventualmente se interviene qualcun altro. Grazie, buongiorno. Prego. Grazie Presidente, grazie per l'invito ad intervenire e ad esporre il nostro punto di vista su un provvedimento che ha per noi un interesse come minimo doppio. Infatti, oltre che essere una misura chiave per il settore dell'innovazione di per sé, esso ha anche l'enorme potenziale di fare confluire in sé le principali norme di settore già esistenti e che ad oggi sono organizzate in maniera troppo poco organica. Per prima cosa mi fa piacere introdurre l'associazione che rappresento qui oggi, assieme al fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione Fausto Boni, che mi supporterà nell'eventuale sessione di Q&A al termine del breve intervento. WCAB Italia è l'associazione dei venture capitals, degli investitori in innovazione, business angels, family offices, corporate venture capital e delle startup e PMI innovative. Gli investitori che fanno parte dell'associazione gestiscono asset per oltre 1 miliardo di euro ed hanno investito in oltre 250 startup italiane ad alto potenziale di crescita e forte contenuto tecnologico. Gli investitori di WCAB Italia rappresentano circa un centinaio di startup e o PMI innovative che sono state in grado invece di raccogliere almeno 500.000 euro in finanziamenti. Fra gli obiettivi che ci poniamo, uno dei più importanti è la creazione di una situazione nella quale le start-up possano dare un contributo ancora maggiore alla crescita del nostro paese, attraverso la proposizione di una serie di norme che possano agevolare l'operatività nel settore e attraverso un lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana su temi legati a sviluppo ed innovazione. Prima di entrare nel merito della proposta, è importante sottolineare come in Italia, nonostante il 2020, e lo citava anche prima il presidente Anselmo, abbia rappresentato un anno positivo per gli investimenti di venture capital e in generale per gli investimenti di innovazione, il ritardo rispetto ad altri ecosistemi rimane enorme. Questo deve essere molto chiaro, credo, perché la riconoscenza di un problema è il primo modo per cercare di superare quel problema. Da questo punto di vista basti osservare come a fronte dei 569 milioni secondo alcune richieste, 640 secondo altre ricerche investiti in Italia, in Francia si è arrivato a 3,9 miliardi, in Germania a 4,3 miliardi. Se non si interviene in tempi brevi, considerando inoltre che in altri paesi il settore delle imprese innovative è stato considerato anche negli interventi emergenziali seguiti all'emersione del Covid tra quelli da proteggere e valorizzare di più, il forte rischio è che saremo perennemente costretti a guardare gli altri dal basso verso l'alto. La situazione appare chiara, inoltre, se si pensa che, mentre molti dei nostri vicini vantano diverse start-up che nel 2019, tra il 2019 e il 2020 sono riusciti a raccogliere finanziamenti per oltre 100 milioni di euro, in Italia nessuna start-up ha potuto contare su volumi investiti equiparabili e che delle circa 170 start-up europee, la cui valutazione supera il miliardo di euro, il famoso unicorno, solo due sono italiane. Venendo al merito della proposta avanzata dall'onorevole Mattia Mor, che ci teniamo a ringraziare molto anche per la grande trasparenza con la quale sta riuscendo a coinvolgere, come dimostrato anche oggi, tutti i principali operatori di settore, abbiamo un giudizio più che positivo sull'impostazione di partenza, alla quale ci permettiamo di aggiungere qualche suggerimento anche in considerazione del fatto che, come diceva il relatore stesso, si tratta di una proposta che ormai ha circa 2 anni e mezzo di vita. Primo commento generale che viene molto naturale leggendo il testo è che il grande tema del finanziamento delle imprese innovative e delle start-up viene affrontato correttamente in maniera molto capillare, proponendo una serie di misure atte ad intervenire su tutti gli attori coinvolti nella filiera. Ciò premesso, anche in considerazione del fatto che il Covid-19 ha fortemente modificato lo scenario economico e sociale, troviamo sia importante in alcuni passaggi aggiornare la proposta alle mutate condizioni. Infatti, è opportuno riconoscere come gli effetti del contagio abbiano avuto fra le conseguenze indirette una rinnovata centralità di start-up e PMI innovative che, anche nel periodo buio del primo confino, del primo lockdown, sono riusciti a progredire e in moltissimi casi addirittura ad assumere nuovo personale. Entrando nel merito del testo,
Mi fa piacere partire dall'articolo 4 della proposta, che fa riferimento al varo di una serie di fondi, tema per noi fondamentale e che dovrebbe, dal nostro punto di vista, andare a fondersi, scusate il gioco di parole, con una delle principali richieste che abbiamo avanzato in sede di Recovery Fund. In questo senso troviamo che possa essere molto utile sia al Paese che al settore il lancio di una serie di fondi che insistano su alcuni degli ambiti considerati prioritari sia dalla Commissione europea che dal Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso. I fondi in questione potrebbero essere cogestiti da privati di comprovata esperienza che farebbero così attivare dei meccanismi moltiplicatori che non potrebbero avere che conseguenze positive per tutto l'ecosistema. Passando all'articolo 5 della proposta in oggetto, credo che tocchi un altro tema chiave, fondamentale, vale a dire l'attrazione di investimenti di quei macro soggetti che, a differenza di quello che avviene in tanti paesi, troppo poco investono in innovazione nel nostro paese, ancora troppo poco, mi verrebbe da dire. Mi riferisco alle casse previdenziali e ai fondi assicurativi, che pure godono di patrimoni enormi, che in Italia sono investitori ancora poco presenti nel settore dell'innovazione. Se da una parte è più che necessario un lavoro di moral suasion che possa fare emergere la centralità delle imprese innovative nello sviluppo dell'economia del paese nel suo complesso e la forte compatibilità fra gli investimenti in venture capital e le tempistiche di investimento da parte di casse e fondi, è altresì chiaro che la sola opera di moral suasion non è sufficiente. Infatti, crediamo siano maturi i tempi per andare nella direzione peraltro indicata dalla proposta in oggetto e spingere affinché si possano prevedere delle agevolazioni relative agli investimenti in imprese innovative da parte di enti di previdenza obbligatori e di casse pensionistiche. Di conseguenza l'articolo 5 ci vede assolutamente a favore e supporto. Per quanto riguarda invece le questioni fiscali trattate nell'articolo 2 del provvedimento, il decreto rilancio approvato nel maggio 2020 e i relativi decreti attuativi hanno già introdotto una detrazione ai fini IRPEF pari al 50% dell'investimento diretto o indiretto nel capitale di start-up e di PMI innovative, per un massimo rispettivamente di 100.000 euro per le start-up e di 300.000 euro per le PMI innovative, per ciascun periodo d'imposta, in entrambi i casi con la necessità di mantenere l'investimento per un periodo minimo di 3 anni. La misura, che senz'altro va in una direzione in linea con gli interessi del settore, presenta tuttavia alcuni limiti che ci auguriamo possano essere corretti già nel testo che stiamo dibattendo oggi. Nello specifico, un primo problema è riscontrabile nel fatto che le agevolazioni sono concesse ai sensi della disciplina de minimis, che prevede un tetto massimo di 200.000 euro spalmato su 3 anni e un importo massimo di aumento di capitale agevolabile, scusatemi, al 50% pari a 400.000 euro. Per ovviare a questa situazione e fare in modo che possa essere rivolta anche ad aumenti capitali di importo superiore, come ci auguriamo possa succedere, sarebbe opportuno prevedere la combinazione di questa agevolazione con quella, peraltro già esistente, al 30%. Sarebbe inoltre opportuno superare la differenza sul limite agevolabile, allineando il tetto previsto per le start-up a quello previsto per le PMI innovative di 300.000 euro. Un ulteriore miglioramento della normativa potrebbe prevedere la precisazione che la detrazione possa valere anche per investimenti effettuati tramite altri veicoli che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. Passando all'articolo 3, riteniamo e proponiamo che possano essere ulteriormente specificate alcune misure riguardanti il credito d'imposta, in particolare il credito d'imposta ricerca e sviluppo, che a nostro modo di vedere, per come è stato concepito oggi, troppo spesso non riesce a tradursi in un effettivo vantaggio per quelle realtà che pure avrebbero maturato la possibilità di farne uso. Quanto riguarda l'articolo 14, siamo del tutto convinti della centralità del meccanismo del trasferimento tecnologico e del fatto che esso possa agevolare le connessioni tra università, centri di ricerca e aziende private. Sul tema, assieme ad una rete che comprende tutte le principali realtà attive su questo settore in Italia, stiamo lavorando alla predisposizione di un vero e proprio Tech Transfer Act, che ci auguriamo di poter presentare entro la fine di questo semestre alle istituzioni interessate e, perché no, se lo vorrete, anche in questa prestigiosa sede. Riteniamo inoltre che sia molto importante intervenire da parte del legislatore competente, tenendo in conto la natura specifica delle start-up, per prevedere delle eccezioni specifiche rispetto alle imprese di questa natura per quanto riguarda alcuni provvedimenti in preparazione. In particolare,
il riferimento in primis al codice della crisi di impresa, che è ancora lungi dall'entrare in vigore dopo il più recente rinvio all'estate del 2022, ma che nella sua attuale formulazione condurrebbe al fallimento immediato di migliaia di start-up e PMI innovative. Inoltre, un'eccessiva rigidità nell'applicazione del regolamento europeo sul monitoraggio degli investimenti stranieri, la cosiddetta Golden Power, avrebbe la conseguenza di danneggiare un settore in cui storicamente scarseggiano gli investimenti di dimensione medio-grande, con effetti peraltro non in linea, crediamo, con il naturale obiettivo alla base del provvedimento, che pare essere la necessità di proteggere aziende strategiche e di grandi dimensioni. In conclusione, siamo coscienti del fatto che, soprattutto in un momento molto difficile per il paese come questo, sia indispensabile essere concentrati sull'immediato ed intervenire con celerità e decisione. Allo stesso tempo, però, riteniamo che proprio in questi momenti sia altrettanto importante concentrarsi sulla crescita e sul benessere di lungo periodo. Da questo punto di vista, una serie di investimenti e misure che premino e valorizzino la qualità e la scalabilità di start-up e PMI innovative è una delle migliori garanzie per provvedere alla crescita economica e occupazionale del paese. Troppo spesso il settore delle start-up è stato considerato una nicchia e le imprese innovative come passatempi per giovanotti avventurosi. È giunto il momento, crediamo, di cambiare approccio e dare adesso il giusto peso nel rilancio economico del nostro paese. Proprio per questo motivo apprezziamo sia il metodo che ha portato alla proposta legislativa in oggetto, che in grandissima parte il merito della proposta stessa. Ringraziando il relatore Mattia Mora e tutti per lo spazio e la tribuna, ci impegniamo a trasmettere alla segreteria di commissione una memoria contenente tra l'altro il dettaglio di alcune delle proposte che abbiamo accennato in questa sede, e restiamo volentieri a disposizione sia in questa sede che in eventuali bilaterali da tenersi successivamente, per rispondere ad eventuali dubbi specifici o generici riguardo a qualsiasi delle cose che abbiamo detto. Grazie ancora dell'invito e buon lavoro. Grazie, direttore Francesco Cerruti. Vediamo se ci sono dei colleghi deputati che desiderano intervenire. Vedo che si è prenotato, sì, l'onorevole Mor, a cui cedo la parola. Grazie. Sì, anche in questo caso il mio brevissimo intervento per ringraziare il dottor Ceruti e il dottor Boni per averci portato queste proposte, per averle, diciamo, spiegate in maniera così dettagliata in così poco tempo, e appunto leggeremo sicuramente con attenzione la proposta scritta che ci arriverà, diciamo, prendendo tutti i vostri spunti nei limiti chiaramente di, diciamo, questa proposta di legge che può diventare, oltre a quello che avete già letto, un contenitore di nuove proposte, come voi stessi avete detto, diciamo, che vadano a legiferare su tutto l'universo di un mondo che conoscete bene, che è quello che riguarda sia venture capital che l'attività di investimento che le start-up singole. Quindi la mia è semplicemente come se poi avete seguito interventi precedenti, nel senso è un ringraziamento e un'indicazione del fatto che, come voi stessi avete sottolineato, ci sono delle cose che sono superate dagli anni, perché è una proposta che purtroppo a 2 anni di vita, e che quindi andremo a cambiare. È chiara la vostra indicazione sul de minimis, che è arrivata anche dall'altra soluzione di categoria. È chiara l'indicazione che per noi è molto importante, ed è uno dei punti centrali per me di questa proposta, sull'intervento dei fondi pensione e di tutti gli enti di previdenza che possono investire nel vostro mondo. Così come lavoreremo, e su questo magari vi chiederemo poi anche degli spunti ulteriori su quale potrebbe essere il modo migliore per provare a attrarre anche dei fondi internazionali che vengano a coinvestire con voi all'interno delle nostre startup o dei vostri fondi, diciamo, per far crescere sempre di più l'ecosistema. Però, diciamo, queste proposte che voi ci state inviando, così come le altre che riceveremo, le porteranno ad un testo completo e finale, migliorativo indubbiamente rispetto a questa proposta di 2 anni fa, e che poi appunto prima dell'arrivo in aula, che speriamo avvenga nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane, poi potrete visionare, e in un ambito, diciamo, di continuo dialogo che per fortuna riusciamo ad avere in maniera molto trasparente, ricevere da voi proposte continue. Quindi solo questo per ringraziarvi, per ribadire il nostro essere a disposizione di tutto il settore e di tutto l'ecosistema che voi rappresentate. Bene, grazie onorevole Mor. Ringrazio anche il direttore generale Francesco Cerruti e rimaniamo in attesa ovviamente della documentazione che verrà trasmessa. Grazie Grazie. Presidente. Grazie anche da parte mia. Grazie, buongiorno. Riprendiamo la seduta alle ore 11.